quest'anno altri due o tre volte mi hanno chiamato per fare delle riunioni così, per parlare un po' di allenamento, alimentazione, abbigliamento, programmazione, tante altre cose, non con un tema fisso, ma rispondendo poi, partendo magari con un'idea, alcune cose che cerco di sottolineare e puntualizzare, poi sentire un po' quali sono le problematiche. E poi abbiamo anche un po' l'idea di cercare di unificare gli obiettivi, le gare, se chi vuol fare i 10 km, chi vuol fare la mezza maratona, chi vuol fare la maratona, chi invece vuole continuare tranquillamente ad allenarsi e non ha di queste motivazioni. La prima cosa che penso sia importante sottolineare è quella che ognuno di voi, ne parlavo prima con Davide, sulle salite, deve cercare di svolgere un allenamento anche impegnato agonisticamente, però che sia compatibile con la vita di lavoro che fa. Cioè, voglio dire, io gli eroi che vanno alle 10 di sera o alle 5 di mattina, secondo me è meglio che si allenino un po' di meno, ma facciano qualcosa, perché sennò inevitabilmente si fanno male. Ecco, quindi la prima cosa. Che cosa è importante? Una delle prime cose che dovete cercare di capire. Che per costruire un organismo c'è bisogno di quantità e qualità. Cioè, devo avere una base organica e poi fare qualche cosa di più intenso, più specifico, che possono essere ripetute, fartlek, interval training, cose. E che sempre comunque la qualità debba essere in proporzione minimo di 2 a 1, cioè di 1 a 2 con la quantità. Cioè, ci sono alcuni atleti o comunque amatori che fanno nell'ambito della stessa settimana fanno 2 o 3 allenamenti di qualità come se fossero gli atleti, con la differenza che gli atleti si allenano 13 volte in una settimana, si allenano 2 volte al giorno e quindi hanno quasi una quantità organica che supporta i lavori di qualità. Più ho una base forte di chilometri e dico di costruzione muscolare, più sono in grado di assorbire gli altri tipi di lavoro, quelli qualitativi. È un po' come una base della piramide: se la base della piramide è forte, cioè sto bene organicamente, sto bene muscolarmente, più posso fare lavori specifici a secondo quello che devo fare. La cosa che fate, qual è l'allenamento che fate più spesso? È il fondo lento, no? Tutti, atleti amatori, fate il fondo lento. Qual è l'andatura del fondo lento? Perché è una bella domanda. Praticamente non esiste quasi un'andatura teorica del fondo lento per ognuno, no? Perché il fondo lento ha delle oscillazioni, posso andare un po' più piano, un po' più forte. È sbagliato andare sempre troppo piano, è ancora forse più sbagliato andare sempre troppo forte. Cosa serve il fondo lento? Per decodificare tutte le altre velocità di allenamento. Cioè, ognuno di voi ha un fondo lento ideale, che può essere 5 km, 5,30, 6, 4,30, quello che è. E in base a quello, se io vado a 5, se devo fare un lavoro che chiamo un fondo medio, cioè la seconda marcia della macchina, andrò a 4,45, 4,40, se faccio un fondo veloce andrò a 4,25, 4,30, se faccio delle ripetute andrò a 4,15 al chilometro. È chiaro che il vostro range di lavoro è molto ristretto a quello di un atleta. Cioè, fra il vostro fondo lento e la ripetuta sui 1000 metri, probabilmente corrono 40-45 secondi al chilometro. Un atleta ha invece un differenziale di un minuto. Cioè, l'atleta che corresse in fondo lento a 4 minuti al chilometro fa le ripetute sui 1000-3 al chilometro. Quindi questa è la prima cosa. Qual è l'unico fondo lento molto qualificato? È quello del maratoneta, perché il maratoneta rispetto agli altri fa molti meno lavori di qualità e invece è importante che crei una base solida
e soprattutto anche a livello metabolico si evita di utilizzare prima gli acidi grassi e poi gli zuccheri, e allora con questo tipo di lavoro ci riesce, e poi fa molta meno qualità rispetto a un mezzofondista veloce e quindi recupera. Quindi il fondo lento, se non è quello del maratonete, è un lavoro di costruzione ma di recupero. Invece di farmi massaggiare, ho fatto un lavoro importante, il giorno dopo fuori. Perché? Perché così riesco più a mandare, a eliminare in circolo l'acido lattico. Ci sono delle domande intanto? Non ci siamo scoprire qual è il nostro ecco, il fondo lento, ecco esatto, più o meno corrisponde a delle frequenze pulsatorie che dovrebbero stare entro più o meno i 150 watt di ammonio, la velocità del fondo lento. Poi ci si sposta di circa 15 battiti per il fondo medio e di altri 10-15 battiti per il fondo veloce. Il fondo veloce, se voi siete allenati, dovrebbe più o meno corrispondere al tempo che fate sui 10.000 metri. Sì, sì. Cioè, se uno fa 50 minuti, il fondo veloce è quello di 5 km. Quindi, una volta che avete decodificato il fondo lento, quando uscite, ecco, dovete cercare di stare lì. Potete andare anche un po' più veloce o un po' più lento, non significa niente. Ci sono gente che guarda, anche atleti, grossi atleti, che non hanno avuto il salto di qualità, perché tutte le volte che uscivano a fare il fondo lento facevano il fondo medio, cioè danno sempre troppo forte e non riuscivano a smaltire i lavori che avevano fatto. Non è importante, anche soprattutto, ripeto, a parte il maratoneta, perché è un lavoro di recupero, è un lavoro di costruzione per i giovani, è un lavoro di recupero. Cioè, voi state lavorando con una macchina che ha varie marce, anche se siete amatori, se correte ogni volta di tanto, io so, ritengo molto importante che vi allineate su tutte le marce, perché così, perché? Prima di tutto perché lavorate in maniera più intensa e poi perché riuscite a essere più economici sulle velocità che poi andrete a fare in gara sulle varie distanze. Domande? Ci sono domande? Senza cardio come? Senza cardiofrequenzimetro come si individua? Io il cardiofrequenzimetro l'ho fatto usare agli atleti, però non ne sono schiavo. Adesso l'ultima, che è un altro strumento molto utile, è il Garmin. Cioè io dico, gli strumenti mi servono quando faccio anche dei test. La domanda era, senza il cardiofrequenzimetro come faccio ad individuare il mio fondo lento? Il fondo lento dovrebbe essere un'andatura che, se hai un minimo di allenamento, riesci a correre almeno 20 minuti chiacchierando con la persona che hai a fianco. Scusa, una domanda. Venendo da un periodo di inattività, iniziando a correre progressivamente, chiaramente più progredendo con l'allenamento, l'andatura del fondo lento si modifica. Vabbè, certo. Si può variare, va testata, ma su che un mese di allenamento può già modificare. Dipende quante volte si alleni alla settimana, quali sono gli altri tipi di lavoro che fai. Sugli tipi di lavoro più brillanti che fai, no? Cioè, l'importante è avere chiaro. Io riesco, se sono allenato e voglio fare la maratona, il mio fondo lento è 5 km e io, se voglio fare la maratona, devo essere in grado di fare 2 ore e mezza, 5 km, un'ora e mezza, un'ora e un quarto, così, poi magari dopo anche facendo una progressione, però devo essere in grado di fare un minutaggio piuttosto elevato. Se faccio 5-10 mila metri, comunque sempre almeno 60 minuti, anche 70-75 minuti, devo essere in grado di farli in assoluta serenità, in assoluto equilibrio aerobico, quindi non ci sono così. Poi ci sono le due, se voglio fare il salto di qualità, quelle che sono importanti sono le due velocità successive, quelle le due più brillanti, che sarebbero come la seconda e la terza della macchina, no? Il fondo medio e il fondo veloce. Perché lì, soprattutto col fondo veloce, non sono più in equilibrio fra assunzione di ossigeno e consumo di ossigeno, ma vado verso il lattato, no? Cioè vado verso la mia soglia anaerobica, e quindi devo lavorare bene lì. Quindi cercare di
nella fase di costruzione lavorare molto su queste altre due velocità, che poi possono essere gestite in maniera particolare, ecco così. Però questa gamma di, che va praticamente per voi oscilla di fra 40 e 45 secondi al chilometro rispetto al fondo lì. Le ripetute possono essere anche un po' più veloci. Scusa Giorgio, ma quindi per la maratona il fondo lento e il ritmo gara corrispondono? No, allora la maratona, aspetta, no, hai fatto una domanda ad hoc. Per uno che è un neofita che vuol fare la maratona e finirla, il fondo lento può essere ritmo maratona. Quindi quando tu dicevi che per tenere per due ore e mezza ci sono dei discorsi che vanno un po' diversificati fra la media e alta intensità, no, e l'amatore. Allora, se io voglio, molti si innamorano della maratona, voglio andare a fare la maratona di New York, mi presento qua da noi in gruppo, e sì, sto abbastanza bene, comincio ad allenarmi, qual è il problema? Arrivare in fondo alla maratona di New York, che ci metti 4 ore e un quarto, 4 ore e mezza devi arrivare. Allora, siccome già tu rispetto a un atleta, per lui c'è il fondo lento, ma tu stai sulle gambe 4 ore e l'atleta quando ci sta, a metà di te. Quindi tu hai un impegno protratto nel tempo e anche muscolare che è molto lungo. Quindi se tu già riesci a correre per 4 ore al tuo fondo lento, così, e comincia già a diventare diverso se anche se tu non sei atleta elite vuoi cominciare a correre a 3 ore e 30, se tu vuoi cominciare a correre a 5 km, allora 5 km c'è una velocità significativa che presuppone altri allenamenti più qualitativi, capito? Che ti permettono di dire adesso no, posso fare questo lavoro. Qua come? Non so, per esempio per la maratona io con gli atleti che ho avuto, ma comunque in generale, due sono fatto sempre fare, al di là della preparazione generale, due allenamenti cardine. Uno è una maratona tutta intera, anche se qui c'è agli atleti, però a voi non la farei fare, perché? Perché se già devo fare l'impresa, se devo fare l'impresa in allenamento, alla maratona non ci arrivo. Ecco, è qui è colpevole, lui gli ho detto non fare tutta la così, perché ti fai male. Allora basta fare 30 km, lei dice ma devo fare 45, non importa, se devi fare un'impresa la fai quel giorno lì, due sono a rischio, no? L'atleta che cosa fa invece? Un lavoro così generale, il neofita fa una maratona in allenamento, perché tutti dicono la maratona devo arrivare in fondo, è un discorso idiota, se sono preparato io voglio arrivare in fondo con un certo tempo, non voglio arrivare in fondo per arrivare. Allora cosa fanno? I due lavori sono una maratona intera su cui corsa magari 30 km su terreno vario, quindi c'è un impegno muscolare ma non a ritmo gara, e 12 km su una base piatta a ritmo gara. Questo test mi dà la resistenza del mio motore. Beh, com'è andato? Beh, io ho avuto esordi in maratona con questo sistema uomini e donne, e l'uomo 2 ore 9 e le donne 2 ore 30, 2 ore 31. Aspetta, il secondo allenamento era invece il ritmo gara, 3x5.000 a ritmo mezza maratona, più un 10.000 a ritmo maratona. Quando questi due lavori a distanza di 7 giorni, la resistenza e la brillantezza del motore sono stati sempre positivi, il risultato è sempre arrivato. Quando qualcuno di questi allenamenti non è stato secondo le previsioni, il risultato non abbiamo mai centrato. Cioè io sono 45 anni che alleno, se uno che mi fa una preparazione atleta di livello per la maratona, quando buca uno degli allenamenti fondamentali, il risultato che non lo fa. Non so, perché vuol dire che c'è qualche cosa è carente, perché questi, non so, questi tipi di allenamento non se ne fanno tanti. Cioè io devo costruire un certo chilometraggio e i lavori di qualità non possono essere troppi. Quindi l'amatore come deve fare la maratona? Il neofita, quello, il modaiolo che va a fare la maratona di New York, e come fa la dicente? Devi arrivare in fondo. Sai che devi correre almeno 4 ore,
se vai a New York è una gara molto dura perché ci sono i ponti, c'è le cose, e quindi devi cercare di protrarre il tuo fondo lento, devi lavorare quasi più sul muscolare e non andare oltre certi minutaggi. Non devi dire faccio la cosa, perché se devo andare a fare 4 ore, non faccio 4 ore in allenamento, posso arrivare a farne 2 di fondo lento, anche se dovrò farne 4, dopo la mia regola, capito? Era un po' come le Stramilano, le prime Stramilano degli anni 70. Una volta si faceva tutta la circonvallazione di Milano e c'erano anche quello che lavorava in banca, quello lì alla posta, che camminava 21 km, era l'impresa, cioè non faceva la settimana prima, non andava. Hai capito? Però arriva anche con uguale. Domande? A posto? I lavori di qualità, quali sono quelli più importanti per voi? Adesso senza andare troppo. In particolare, io dico l'interval training e il fartrek. A me piace molto il fartrek. Perché? Perché è un allenamento dove io, mentre gli altri hanno una struttura fissa, il fartrek io posso andare veloce nella prova, andare veloce nel recupero, fare il recupero più lungo, fare il recupero meno lungo, velocizzare il recupero. Quindi può essere un allenamento organico, aerobico, tranquillo, o un allenamento esasperatamente lattacido. Come dovreste fare il fartrek? A me piace il fartrek predeterminato dall'allenatore. In che senso? Che dico, tu devi recuperare, punto primo, devi recuperare la tua velocità del fondo lento. Non mi interessa quando vai forte, però io ti dico due minuti e mezzo piano e 2 minuti e mezzo forte, tu il tuo fondo lento è 5 km, tu nei primi 2 minuti e mezzo mi devi fare 500 metri. Quanto mi farai nei 2 minuti e mezzo dopo? A seconda della tua condizione di forma. Però l'importante è che quando hai fatto i 2 minuti e mezzo veloce mi ritorni a fare 2 minuti e mezzo. Perché questo? Perché io alla fine faccio una previsione per cui prevedo che mi faccia 10 variazioni per un totale di 10-12 km, magari a 4,45. L'atleta di medio livello, invece di recuperare a fondo lento, recupera a fondo medio e fa la variazione a fondo veloce. Il campione recupera il fondo veloce. Io striscio, faccio il fatto. Perché vado pianissimo. Qual è lo sbaglio? Che allora evidentemente vai troppo forte per la tua condizione, per la tua cosa. Io mi sono sempre scannato dalla parte veloce sotto i 4 e poi recupero a 5,25 perché... Allora devi andare più piano, quella forbice lì la devi accorciare un po'. Certo. Perché così diventa un lavoro enorme. No, c'è anche un quell'altro tipo di farle, però... in voi, così uno impara anche a capire bene, a gestire le sue velocità, no? Cioè, capito? Quindi farle, io devo impostare, è come se metto una riga su un foglio, la mia velocità di crociera è questa, 5 km, poi metto le variazioni che sono secondo la condizione del momento. Poi ho anche altri tipi di intervento, invece magari si parte 2 minuti piano e 2 minuti forte. E poi si arriva a fare 2 minuti forte e uno piano, magari andando una condizione a mano che si va avanti. L'interval training è un allenamento così su ritmi non esasperati, però con un recupero sempre attivo. Poi ci sono le varie prove ripetute. Quelle per andare forte sulla mezza maratona e sulla maratona sono le prove più lunghe e si parla di 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metri. I lavori chiave sono magari 5 volte 5.000, 4 volte 5.000, 3 volte 7.000. Perché? Perché devo arrivare a una certa quantità di lavoro e vedere il mio contachilometri se ha dei problemi a recuperare queste cose. Con un recupero sempre attivo nella maratona e nella mezza maratona. Domande? Mi sto decidendo se fare quest'anno una 10 o una mezza. A fine serata se uno è allenato bene per fare i 10 km, quasi sempre, io parlo un po' di atleti, ma anche di un amatore, è in grado di fare bene 30 km. Cioè quindi un corridore di 10.000 metri allenato bene
se vuole poi passare alla maratona deve costruire la resistenza per quei 12 chilometri che mancano, insomma. Quindi 10 fatto bene entro l'estate, una maratona, una mezza entro sì, come? Potrebbe essere un 10 ben fatto entro l'estate e una mezza entro l'autunno. Sì, quello si può fare. E preparare una maratona, come dicono, una mezza va fatta. Allora, se io devo fare una mezza, se la faccio a ritmo maratona posso farla anche 3 settimane prima. Okay. Non esiste quasi mai nella letteratura dell'atletica quello che fa il tempone sulla mezza e 3 settimane dopo no, non la recuperi, cioè non la recuperi. Allora, se io voglio fare, mettiamo 2 ore e 20, faccio una mezza da 1 ora e 10, 3 settimane prima diventa uno dei tipi di lavoro che non si può fare. No? Sì, si possono fare. Un altro lavoro che facevamo, per dire, un altro dei lavori che abbiamo fatto con le ragazze, una ragazza che si chiama Sonia Mancioni, che ha fatto 2 ore e 28. Uno dei lavori che abbiamo fatto era al mattino 14 km, un terzo di maratona a ritmo gara della maratona, e al pomeriggio 10.000 a ritmo gara della mezza maratona. Quindi due lavori nello stesso giorno di grande qualità. Scusa, ridimi la domanda. No, se era necessario in vista di una maratona provarsi sulla distanza dei 21 km con quanto tempo di recupero? Tempo di recupero almeno 3 settimane. Almeno 3 settimane. Però non da fare il tuo record sulla mezza maratona, no, perché poi non lo recuperi. Io ho avuto un paio di situazioni di atleti che dovevano fare un test, poi sono finito per fare una gara perché prendevano 4 soldi sulla mezza maratona, e invece di fare magari 1 ora e 6 hanno fatto 1 ora e 4, 1 ora e 3 e 50, e non hanno recuperato. Allora mi sono detto anch'io, Giorgio, hai fatto una stupidata a fargli fare la cosa così, a fargli fare la cosa perché non la restituisce. La cosa buona sarebbe, se uno è abbastanza allenato, fare anche il 10.000 la settimana prima. Da 10.000 in strada, anche fino a 15 km si possono fare abbastanza bene, senza problemi. E lunghissimi? Quanti? Fino a quanto prima? Perché se la mezza, se si fa una mezza fino, allora, a 3 settimane. Allora, lunghissimi è una delle cose, uno dei totem. Io sono intanto contrario, non agli lunghissimi, perché li faccio fare anch'io, sono contrario a quello che 20 km, 25, 30, sembra che stiamo scalando l'Everest, che dobbiamo piantare le bandierine, e poi quando arriviamo su, come lui, ci schiantiamo e non torniamo più a valle. No, voglio dire, quanti lunghissimi? Considerato che se uno gode una buona condizione fisica e si parte per fare un allenamento per la maratona, fondamentalmente ci vogliono 3 mesi. Un primo mese organico e muscolare, poi via con i lavori specifici fino alla gara. Lunghissimi, io nell'arco di 3 mesi non ne farei più di 4. Il primo lontano anche un mese dalla maratona. Prima del periodo di scarico? Sì, sì. Qual è la distanza del lunghissimo? Ma guarda, come ti ho detto, a me l'hanno fatto famiglia, mi sono allenato un anno e mezzo fa in un altro contesto, mi hanno fatto allenare, ho fatto un 25, 28, 30, 31, 34, 36, 38, sono arrivato a 38. Quindi, ecco, io per esempio sono arrivato distrutto. Io non ho mai fatto fare questo discorso 25-28. Cioè, i primi anni che allenavo, venendo dal mezzo fondo veloce, ho allenato un atleta che si chiama Marco Mattei, che ha fatto 2 Olimpiadi, e la figlia è la numero 2 in Italia del pattinaggio dietro la costa, ne ha fatto 2 Olimpiadi nella maratona. E noi, uno degli allenamenti che facevamo era 12 km a ritmo maratona, recupero 5 per 1000 a ritmo mezza maratona e poi 12 per 500 a ritmo. Alla fine avevamo un volume di 30-32 km di alta qualità, poi facevamo anche quelle cose lì, insomma. Ma fondamentalmente non siamo mai arrivati, salvo
l'ho detto prima, la distanza completa per il neofita, mai oltre i 35, mai. Quasi sempre sui 30-32, però non fatti in forma uniforme, cioè c'è sempre una parte impegnata muscolarmente i primi 20, i primi 22, oppure una mezza maratona iniziale, e gli ultimi 10 invece proviamo a correre su una base misurata in maniera perfetta, a rimodare per vedere, cioè quindi lunghi ma mai solo andare in fondo, cioè un lungo qualificato. Adesso vanno anche non molto di moda, è un allenamento che io non ho fatto fare molto, ma mi piace, che ha fatto questo mezzo fenomeno, questa Caterina Bertone, che ha 44 anni, è andata alle Olimpiadi, ha fatto 2 ore e 30 ed è un medico pediatra primario all'ospedale di Aosta. Il suo allenamento chiave sono le lunghe variazioni di ritmo spalmate su 30-35 km, nel senso che lei corre a ritmo magari di fondo lento o un po' più veloce del fondo lento e mette dentro un 5.000, poi un 3.000, poi un 4.000, poi un 2.000, insomma tutte queste lunghe variazioni spalmate dentro, i lunghi li fa così, non li fa in maniera uniforme, ma li fa inserire. Fa con la musica? No, vabbè, è che qui dimostra di una persona che fa un lavoro di alta qualità, perché fa il pediatra, e non è che non va all'ospedale, cavoli, ci va. E allora lei dice, io invece di fare i lunghi, avendo problematiche a fare anche il lavoro di qualità, cosa faccio? Faccio la qualità dentro il lungo, cioè prendo quasi 2 piccioni con una fava e fa questi lavori, ed è il suo lavoro principale, i suoi lavori principali sono fondamentalmente questi. I progressivi? Progressivi è una cosa che faccio fare molto, mi piace molto il progressivo, sia che dai ragazzini più piccoli fino agli atleti. Qual è la forbice di velocità? Sì. Ogni volta si può decidere qualcosa di diverso. Fondamentalmente il progressivo non vado mai oltre, cioè quando corriamo un pochettino in maniera più intensa 4-5 km. Magari vengo già da qualche chilometro un po' più brillante. Però 4-5 km anche decisamente è anche molto, molto tirato. E gli allunghi a fine allenamento, per esempio, magari in fondo lento, più tot allunghi, alle volte si vedono nelle tabelle che girano. Beh, io gli allunghi, ritengo che sia un'esercitazione fondamentale per migliorare la meccanica di corsa. Perché se no noi ci abbiamo, ma addirittura io e i ragazzi che sono in fase di costruzione facciamo una parte che potrebbe essere anche un'ipotesi di lavoro, una parte di corsa in leggera progressione, una serie di esercitazioni di andature e una prima serie di allunghi in pista, cioè tipo 5x60, 5x80, un secondo blocco di corsa ancora un pochettino più intenso per poi concludere in pista con ancora dei 60, degli 80, dei 150, cioè quindi andare a toccare un po' così. Comunque gli allenamenti più belli è un allenamento che non si inventa niente, non inventa niente, che io ho chiamato all inclusive, che perché nella stessa seduta si va a fare il riscaldamento come fondo medio, poi si fanno delle ripetute lunghe, poi si fa un fondo veloce e si finisce con degli interquadrini. Cioè potete fare nello stesso allenamento 4 cose diverse fatte chiaramente al 30% rispetto a un allenamento specifico su una di queste 4 cose. Ed è molto più allenante sia dal punto di vista generale, fisiologico, ma soprattutto meccanico. Perché per esempio una cosa fondamentale, vedevo io l'altro giorno, c'era una ragazza che... Cioè, io era, questa ragazza è la campionessa italiana di triathlon giovanile e io vedevo che aveva delle forze, ma non aveva una buona meccanica perché stava sempre molto arretrata col busto, no? Guardate lì gli africani,
hanno sempre questa corsa in proiezione davanti, come se fosse una vela con il vento a favore. Loro sulla spinta in avanti e le braccia aiutano questa cosa. E sotto è un po' come quando voglio accelerare una moto di una bicicletta, no? Da dei colpi così, è una questione di tempi di appoggio e di proiezione della spalla. Cioè, la spalla deve avere quasi una perpendicolare sul ginocchio, Poi io avanzo, e qui è un po' come il remo nell'acqua. Quando metto il remo nell'acqua tiro e poi lo rimetto dentro, è una questione di tempi. E poi ho un'inerzia di avanzamento e loro continuano a sfruttare questa inerzia di avanzamento. Invece guardate qua, le corse magari cioè, degli europei, degli italiani, invece però è tutta un po' pianta del piede, avampiede sempre in proiezione in avanti. È un po' quando vale un po', e poi c'è il discorso ampiezza frequenza, è un po' come uno che fa un ciclista. In certe cronometro, se io metto un padiglione e non ho la forza per mantenere quella ampiezza di pedalata, mi ammazzo. No? Vede molti che hanno questa falcata. Devo riuscire a giocare ampiezza e frequenza a secondo delle mie condizioni di forma del momento e anche della velocità che devo spendere. È chiaro che se faccio un 800 non posso andare sulla frequenza, devo andare sicuramente sull'ampiezza. È chiaro che se invece faccio una distanza maratona, mezza maratona, da questa azione, prendete anche un fuori classe, poi magari verrò smentito, come Mo farà, che a questa azione vince tutte le gare in volata. Quando però ha cercato di fare la mezza maratona, con quel tipo di azione è difficile. Quando è venuto l'anno scorso a Milano, Ghebreselassie, abbiamo parlato, qual è stata la più grossa difficoltà? Io primatista del mondo di 5.000-10.000 metri nel fare la maratona, è cambiare il tipo di appoggio sul terreno. E chiaramente parlando di uno che magari aveva già 32, 33, 34 anni, non è stato facile. Quindi la meccanica di corsa, chi corre bene spende di meno e ottiene risultati. Questo che siano esercizi a lunghi, come dici tu. La distanza migliore per rettificare qual è? 200 metri. Perché? Perché non è troppo lunga e tu riesci a stare attento a memorizzare la correzione. Se io ti faccio fare già i 400, già la fatica è diversa. Quindi voi dovete pensare a voi stessi come se voi foste un'automobile. Un'automobile, cioè il motore e lo sviluppate con certe cose. Però poi è fondamentale la carrozzeria, perché se la carrozzeria fa schifo, anche c'è un motore potente, prima di tutto mi faccio male e secondo non ho la resa migliore. E poi devo avere anche le gomme. Poi è chiaro che c'è anche la testa che vorrebbe dire l'abilità del pilota, ma quella non lo riesco. Giorgio, durante la preparazione di una lunga distanza come dal peso alla maratona, sì. Ma un lavoro muscolare in palestra. Adesso va la ginnastica funzionale di cui parlano tanto, cioè, va abbandonato o può rientrare in qualche modo nella preparazione? No, la maratona, il discorso muscolare è importantissimo. Io quasi arrivo a dire quasi più per l'amatore, sì, che per l'agonista. Perché molti, perché anche l'amatore magari ha un buon motore, no? Presente le vecchie Mercedes di una volta, cioè le puoi buttare via, però il motore andrà sempre avanti. Però che cosa c'è? C'è di muscolarmente, perché se devi stare 4 ore sulle gambe, allora nella prima parte va bene un discorso di salite e soprattutto la corsa su terreno collinare, su terreno mare, perché quello fai tre cose assieme, fisiologia, così, meccanica di corsa, e migliori le resistenze muscolari locali, se fai quello, cioè meglio di quello. Il lavoro chiave che facevamo all'epoca con Panetta e Cova alla montagnetta, dei 3 mesi fondamentali prima di cominciare la vita in pista, 20 km collinari a 3,15-3,20. E vabbè, ma c'è gente che li fa anche più forte, sempre degli africani vanno anche più forte. Però in quel periodo lì, noi la preparazione nei primi 3 mesi era palestra, salite, palestra, 20 km collinare. E quindi lavori tipo squat, mezzo squat,
quello lì può andare bene, però devi avere un tecnico che ti segua, che sa carichi, qual è il pericolo di quella cosa lì, che non devi esagerare, perché se tu che fai la maratona e quindi hai bisogno di una certa elasticità, metti su troppa forza, no, non è che ti rompi, è che abitui il tuo metabolismo a utilizzare gli zuccheri. Okay. Io ho avuto un maratoneta che ha fatto 2.14 all'epoca, e che aveva bisogno di fare un lavoro muscolare, non abitare vicino a Cremona, se la faceva a casa. Lui si è fatto prendere dall'entusiasmo, ha lavorato troppo in quella direzione, è diventato decisamente più bravo, tipo meno di 29, sotto i 14 sui 5.000, ma sulla maratona abbiamo avuto dei problemi. Abbiamo avuto dei problemi perché il maratoneta deve essere, sì, anche forte, ma non deve. Il problema è spendere poco dal punto di vista della corsa. Prima parlavi delle ripetute su 5.000, 6.000, 7.000, ma sì. Quanto le fai fare? E con che recupero? Beh, allora, prima di tutto è anche un allenamento di cui non ne abuso, no? Per cui nell'arco dei 3 mesi di preparazione specifici faremo 3 sedute di questo tipo. Il recupero prima di tutto per la maratona è sempre attivo, cioè male che vada è al ritmo del fondo lento. Ma il 5.000 quanto lo fai? Ti posso dire quelli che hanno fatto, però. No, ma non come tempi, come funziona. Beh, no, per esempio, l'impostazione, adesso io ti dico l'impostazione quella, poi dopo tu ci puoi ricavare, che mi sembra abbastanza acculturato, ti puoi ricavare la velocità anche del coso. Cioè con gli atleti di alto livello facevamo i 3x5.000, per esempio, a ritmo di mezza maratona. Cioè facevano 15 minuti, recupero era 3.30, 3.40 al chilometro, e più ancora un recupero uguale, più un 10.000 a ritmo maratona. Questo così. È chiaro che se devo fare un lavoro così, per un amatore posso fare, metti che vada a 5, 4 volte 5.000 in 25 minuti, recupero un chilometro al 6 al chilometro. Cioè un minuto più lento del suo fondo lento. Alla fine fai un lungo? Alla fine fai un lungo, sì, sì. No, non ti devi mai fermare, perché non ha senso fare 30 secondi in meno sul 5.000 e poi stare ai 5 minuti. No, quello che è per capire se è supplesso oppure se è andato. Sì, sì, supplesso. In un allenamento di una settimana, 4 volte a settimana, cosa si fa per preparare? Allora, ecco. Questo qui mi permette di aprire una cosa così. Se l'atleta, il piano di allenamento di un atleta è la settimana, io invece, per chi fa un'attività tipo la vostra, ho sempre lavorato dal mio punto di vista sulle 2 settimane. Cioè spalmo sulle 2 settimane i lavori che io voglio fare. Quanti lavori posso fare nell'ambito della progetto? Mettiamo che uno si allena 4 volte alla settimana, non più di 3 lavori, non più di 3 lavori, cioè 2 belli tosti e un altro di intensità media. Quindi 3 lavori sulle 2 settimane. 3 lavori su 8 allenamenti. Sugli 8 allenamenti delle 2 settimane, 3 lavori di qualità. Di qualità. Di cui 2 intensi e 1 un pochino. L'ideale sarebbe arrivare a 9 allenamenti in 2 settimane. Con l'allenamento numero 5, quello che spacca le 2 settimane, è uscita lunga. Cioè, metti l'ora e mezza, le 2 ore la domenica. A questo punto ne ho 4, 2 di qui, 2 di là. Potrei fare corsa, potenziamento, corsa, lavoro. Uscita lunga la settimana dopo. La settimana faccio il medio e magari le ripetute corte, la settimana dopo faccio magari un corto veloce e delle ripetute più lunghe. Così vado a coprire un po' tutte le cose. Io per esempio che non riesco a dare una regolarità ai giorni, perché sono sempre in giro per lavoro, io dove vado corro, cioè dove sono corro, viaggio tanto, quindi corro la sera, poi magari la mattina sono un po' più libero, ricorro la mattina, quindi magari corro la sera alle 7, poi vado via la mattina magari un'ora e esco un'ora. Però devo dire che ho fatto un po' scusate al cazzo, comunque quando tempo vado. No, va bene.
però non riesco, cioè, magari no, al di là della battuta alla Sgarbi, cioè, no, no, però voglio dire, tu se tu sei a conoscenza dei mezzi che puoi utilizzare, voglio dire, la sera corri un'ora e un quarto, la mattina dopo c'hai l'aereo da prendere e fai, c'hai 35 minuti, ti alzi un attimo prima, ti fai un bello stretching e fai 30, fai 35 minuti, 25 minuti, così, e 10 minuti in progressione, e poi ti fai 10 allunghi di 60 metri, invece di correre così, infatti, la scuola, nella bughiera dove non si vede un bacio, per io faccio quello, cioè, guarda, riesco così, e no, e poi l'ho risolto così, niente. È country and western, cioè. No, puoi sempre, magari sei abiti vicino al 25 aprile, per modo di dire, o al parco Lambro, puoi fare un quarto d'ora, 20 minuti, ti fai 10 salite di 100 metri, quanto dura l'allenamento? 40 minuti, hai fatto qualcosa di qualitativo e invece di correre così, insomma, puoi sempre trovare una cosa così, no? Oppure faccio 20 minuti, c'ho ancora un quarto d'ora, faccio 2 minuti al ritmo del fondo lento, un minuto più veloce, se c'ho una cosa corta, faccio una cosa brillante, hai capito? Un po' di riscaldamento e poi un po' di veloce. Allora, prima hai nominato lo stretching. Sì. Poi ci sono diverse correnti, stretching prima, sì, no, fa bene, fa male, non serve a niente. Allora, no, beh, allora direi che le ultime, no, non dico metodiche, ma così, orientamenti, sono per fare, per iniziare l'allenamento di corsa con uno stretching dinamico, a differenza di una volta. Si faceva lo stretching statico, invece di fare lo stretching statico, finito l'allenamento, ma soprattutto degli allenamenti molto intensi, quando è la muscolatura contratta, allora hai bisogno di allungarli fondamentalmente. Stretching dinamico, che sono poi tutti quegli esercizi, tutte quelle andature, noi le facciamo, no? Magari anche a cominciare con delle andature così e fare lo skip, tutta questa cosa per di reattività per i piedi, in maniera che quando parto sono già reattivo, non solo sono reattivo, ma faccio tutti i giorni un po' di lavoro di potenziamento di reattività, invece magari non avrei tempo per mettermi lì a fare, faccio, ogni giorno magari faccio 10 minuti o un quarto d'ora, perché non avrei magari il tempo per fare mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora in quella direzione, insomma. Quindi stretching dinamico come scelta di allenamento normale, stretching statico invece alla fine degli allenamenti più intensi, di interval training, di ripetute, di salite. La preparazione della mezza, cioè così a grandi linee, è il 50%... La preparazione della mezza è più... È più diverso, no, la preparazione della mezza si potrebbe... interfacciare con quella di un 10.000 fondamentalmente, perché tu comunque devi fare un 10.000, devi fare determinati lavori, quindi con solo qualche lavoro un pochettino di un po' più lungo e allungando alcune sedute di ripetute sei in grado di fare la mezza, cioè, io ho visto, io parlo, potrebbe essere un discorso diverso amatore atleta, però io ho visto che quando allenavo atleti che poi sono spesso a livello mondiale 10.000, 3.000 scheppi, hanno fatto l'italiano della mezza maratona, ma non la preparavamo in maniera particolare. Noi andavamo magari al parco di Monza e andavamo a fare anche 30 km a 3.6, 3.7 durante la preparazione invernale, quindi non c'era problema per uno ben allenato per fare 10.000, per fare bene la mezza. Poi se proprio vuole cercare il super risultato, vabbè, può fare qualcosa di diverso. Ma fondamentalmente con un po' più di lavoro di fondo e qualche lavoro di ripetuta mirato sulla distanza che deve fare, non ci sono problemi. Invece è chiaro che raddoppiando la cosa si entra tutto in un altro mondo. Infatti. E invece all'opposto, correndo per mezze maratone e maratone, volendo provare a cimentarsi sui 10.000, non bisogna fare qualcosa di specifico? O... Beh, devi correre sui 5-10 mila e sì, devi fare qualcosa di specifico, soprattutto sui ritmi gare. Allora, quali sono i ritmi gare? Quelli più lunghi sono
i 1000, 2000 e 3000, fondamentalmente, 1000, 1005, 2000, 3000 e poi le distanze più corte, 400 e 500. È chiaro che per esempio se tu fai 10 volte in 1000 a un certo livello, anche con poco recupero, non è detto che tu faccia il grande risultato sui 10.000. Perché? Perché potresti essere forte da un punto di vista lattacido e quindi recuperare. Se invece fai, io ho sempre visto gli atleti, se invece fai 3x3.000, 5x2.000, o addirittura prima delle grandi manifestazioni noi facevamo 5.000, 3.000, 2.000, i 5.000 ritmo 10.000, i 3.000 ritmo 5.000, i 2.000 ritmo 3.000 metri, il risultato l'abbiamo ottenuto. Quindi quelli sono i ritmi, però non se ne può abusare. Cioè per esempio se io vado ad affrontare un 10.000 e ho fatto questi tipi di lavoro, e faccio un buon risultato sui 10.000, non è che la settimana dopo c'è un altro 10.000, no? Anzi, vi posso dire che un grande 10.000 preparato al 100%, io con gli atleti che ho avuto, non è mai stato ripetibile a distanza di un mese. Il 10.000, se, perché se voglio devo lavoro in tutte le direzioni, posso andare alla grande sui 5.000 e 3.000, ma non più su un altro grande 10.000 al 100%, perché è per prepararlo in tutte le direzioni. Comunque, fondamentalmente, discorso chiaro, io devo avere una programmazione. Se voglio spostare dei valori, mi devo fare dei cicli di lavoro e delle prove di verifica. Però molti di voi, giustamente, vogliono gareggiare tutte le domeniche. Però l'atletica non è il campionato di calcio. Il campionato di calcio, no, nel senso che il campionato di calcio, se domenica vado male, perdo 3 punti, li ho persi, non li trovo più. Guardate cosa succede nell'atletica italiana. Noi all'epoca d'oro, noi, io, gli atleti, ma anche altri, Bordin, cosa, ma mica gareggiavano, cioè durante l'inverno noi finivamo le gare a fine di settembre, il mese di ottobre non ci allenavamo, cioè andavamo a giocare a calcetto, in bicicletta, a fare la corsetta, andavamo in piscina, cominciavamo a novembre, le prime gare erano a fine di gennaio, in quei 3-4 mesi noi riuscivamo a spostare dei valori. Cioè il nostro fondo lento era a 4, cercavamo di arrivare a correre con le stesse frequenze a 3,50, il fondo medio era quello, cioè cercavamo di spostare tutti in avanti e poi le gare che facevamo erano di verifica. È chiaro che se io un anno nel campionato del mondo di cross arrivo 50esimo e 3 anni dopo arrivo nei primi 7, il mio motore è cambiato, se no non c'è. E quindi questo è un po' questo il discorso per voi, per cui se uno gli piace correre deve gestire anche la settimana, magari allenandosi di meno, perché il lavoro qualitativo quando lo fa? Non lo fa durante la settimana, lo fa la domenica con la gara. Se io invece ho degli obiettivi cronometrici, agonistici, così, allora devo fare dei periodi di lavoro senza gare. E tu questa è la via che consigli a degli amatori come noi? No, io sono al vostro servizio, se uno mi dice no, io non consiglio niente, nel senso che no, ne consiglio se tu mi vieni a dire guarda Giorgio, io non voglio rinunciare a questa cosa, allora bene, allora questa settimana addirittura non fai niente, fai solo corse a lunghe, vai domenica, hai fatto una corsa su, magari hai fatto un cross molto impegnativo, non ti ammazzare con un altro tipo di lavoro perché non lo recuperi. Cosa devi fare? Devi recuperare questa cosa. E magari ti dico, questa settimana corri lunedì per sciogliere, il martedì riposa, corri il mercoledì e il giovedì, riposa il venerdì e corri poco la gara. Perché l'importante è che tu sia fresco per fare la gara, perché si possono fare anche 3 gare forti, ma in mezzo non devi fare niente, perché hai già lavorato tanto prima, hai capito? Se invece quando prepari il grande obiettivo è diverso, perché fai dei lunghi periodi, poi fai delle gare sempre più intense per cercare di arrivare il giorno X, allora Y, dopo hai ancora una grande condizione che puoi portare avanti, magari su distanze diverse, fondamentalmente così. Cioè fai una maratona in cui dai il meglio di te, poi puoi portare la condizione e scendere magari a fare 10.000
cioè sfruttando quel lavoro che hai fatto per la maratona. Assolutamente sì. E poi lo sfrutti. Pensa che Pizzolato, che non ha bisogno di presentazioni, dopo una gara di Coppa Europa di maratona fece 28 e 22 e 13, fece i suoi record sui 5-10.000 metri. Ma dopo, se vai su distanze più basse, hai una grande condizione, perché hai lavorato tanto per la maratona, che dopo. Ma poi abbiamo avuto esempi di atleti che sono arrivati nei primi al campionato del mondo di cross e poi hanno fatto il record del mondo della maratona. Parlo di De Castella, australiano, di Lopez, così. Quando ho questa grande condizione, poi si tratta di sapere orientare la preparazione a fare questo, più quell'altro. Ma diciamo che all'interno dello stesso periodo dei tre mesi, teoricamente se non avessi come obiettivo di risultato semplicemente il corro perché piace correre, sarebbe difficile mettere dentro sia un programma per maratona che per mezza maratona. Cioè la mezza, ci può stare mezza maratona su base di quello che ci hai detto prima. Se tu devi preparare. Ci sarebbe tu puoi fare tutte e due, tu ti prepari per la maratona, per la distanza più grande, perché sennò saresti sempre in difetto per l'altra, e l'altra poi fai un allenamentino più brillante, la fai, perché a quel punto la tenuta ce l'hai, vai un po' più su brillante e poi la mezza, non ci sono problemi. Però diciamo sarebbe la mezza maratona dopo la metà maratona, io ho detto prima, se io voglio fare la mezza maratona prima della maratona, però brillante, ma non morendo. Tutti gli atleti che hanno fatto una grande mezza maratona non si sono mai ripetuti in maratona, perché poi ti lascia degli strascichi la maratona. Come fare molti atleti che hanno fatto due grandi maratone a distanza di due o tre mesi e poi l'hanno pagata gli anni successivi, questo sforzo, che non sai quando recuperi. Quindi mezza maratona prima, non a ritmo gara di maratona un mese prima, oppure grande mezza maratona dopo la maratona. Lì se hai dei dubbi, magari fai, a parte che lo senti, fai gli esami del sangue, vedi, non so, beh, CPK, altre cose, se sei recuperato, non hai recuperato, te la puoi fare, come puoi fare per i suoi 10.000. Comunque fondamentalmente la regola è, io devo creare ogni volta, come facevamo la programmazione per le grandi manifestazioni, può essere anche un'ipotesi, noi creavamo sempre una base, una piattaforma organica e muscolare, cioè facevamo novembre, dicembre, gennaio, e poi dei lavori più brillanti, fartrek, interval training, e poi il periodo agonistico. Quando arrivavamo a marzo, o alla fine i primi di aprile con la Stramilano, che chiudeva il ciclo invernale, noi non andavamo a allenarci in pista, ma tornavamo a fare i lavori di novembre su una piattaforma più ridotta. Quindi il mese di aprile, il mese di maggio, noi facevamo i lavori che facevamo a novembre e dicembre per creare una seconda piattaforma organica e muscolare. A questo punto, parte che interval training erano sostituiti dai lavori lattacidi e dai lavori su ritmi gare, facevamo le gare, i minimi per i mondiali, le olimpiadi. Se tutto funzionava, andavamo verso una terza piattaforma nel mese di luglio, di 15 giorni, e dopodiché facevamo dei lavori che durante l'anno non venivano mai fatti, solo per la grande manifestazione. Cioè nel senso che se io all'atleta chiedevo 20 volte 400 in 65, lì gliene chiedevo 25 in 62. Se avevamo 4-2000 da 5-30 ne facevamo 5-25. Facevamo lavori sui cambi di velocità, un 3000 facendo il 1000 centrale più forte, oppure un 3000 con l'ultimo 1000 forte, un 1500 con il 1500 forte, un 800. Cioè delle cose che non venivano mai fatte per la grande manifestazione. Quindi sempre una base organica e muscolare e sempre dei lavori durante il corso dell'anno sempre più intensi e qualificati per la grande manifestazione. Per questo parla il discorso degli atleti di lì. Ma uno stesso discorso fatto in chiave ridotta si può fare anche se uno, non so, magari di voi ha un obiettivo, un campionato regionale, un campionato master, così può gestire la stessa maniera.
avere tappe interlocutorie. Certo, se uno si alza la domenica dove c'è la gara, beh, a Seveso, beh, andiamo a Seveso, va bene uguale, non succede niente. Però se vuole andare sempre bene, perché io c'è gente che non è più a Milano, mi fa il programma, fa così, vabbè, ma se tutte le domeniche e non ho fatto il mio record, a parte che magari ha fatto 10 km 200, non è che corrono in pista. Il riposo? Quanto? Tutto questo? In che senso? No, nel senso, quanto è importante effettivamente il riposo? O è, va bene anche magari alternare con un po' di nuoto? Ma se tu avessi queste possibilità, io perché adoravo andare nei grandi centri tipo Tirrenia e cose, perché avevamo tutte le possibilità, dall'idromassaggio alla piscina, ma anzi come allenamento, ci sono grandi campioni, ho anche l'uso della bicicletta. In certi periodi della preparazione della maratona, nel primo periodo, le uscite lunghe le abbiamo fatte anche con la bicicletta, perché in quel periodo lì magari sovraccaricare troppo l'atleta, così quindi facevamo anche delle uscite lunghe, magari su terreni non impegnativi con rapporto fisso, sostituendo i primi lunghi con le uscite in bicicletta. Quindi il problema è, ci sono tante cose che sono complementari e utili, io allenando anche delle triatlete, però devo sapere cosa devo fare, non posso fare un lavoro molto duro in bicicletta e il giorno dopo ma mi viene la tela che fa il triatlone e gli faccio fare delle ripetute lunghe, ma quella già non ha le gambe, sicuramente fa un brutto allenamento. Comunque il riposo è fondamentale. E poi quello che voi dovete anche in maniera sapervi gestire, dovete imparare a farla alla tabella, siete voi, cioè ci sono le indicazioni dei lavori da fare, ma se quel giorno io non sono in condizione, non lo faccio, me ne sto a casa, riposo. Quando lo faccio? Il giorno dopo no, addirittura 48 ore dopo, se è un lavoro di qualità. Non l'ha detto la tabella che mi devo andare a ammazzare se non ho recuperato i lavori prima. Mi prendo anche un giorno di riposo. Quindi i lavori sono quelli, e poi io devo fare conto che non sono un atleta. L'atleta sta con le gambe per aria, finito l'allenamento c'è il dolorino, il fisioterapista che lo scarica. Quello magari se uno ha qualche soldo da investire, se magari almeno una volta al mese ha una persona brava che gli sa fare il massaggio di scarico, qualche cosa così, anche a livello posturale lo rimette in sesto, è buono. Però molte cose le potete ovviare voi con lo stretching, la mobilità, gli esercizi di coordinazione, il lavoro dei piedi, insomma tutto questo. Se diventate più abili a correre, avrete meno possibilità di farvi male. Se correte male, se correte da stanchi, vi fate male tutta la vita. Cosa di questo? Uno dei grandi dilemmi, penso, dell'amatore contro la tabella, quando, perché è malato, per il lavoro, su quella settimana, eccetera, non riesce a fare quei 3-4, è quello di proseguire oltre, tornare indietro, cioè taglio prima, taglio dopo, o c'è una regola generale? Qual è la regola? Che tu, se hai, ti senti stanco, sei affaticato, o riposi o fai solo del condimento, dello stretching, degli alluri. Fino a qua, quando fai il lavoro, quando ti senti e ci puoi arrivare appunto attraverso il riposo, attraverso della corsa, attraverso della corsa in progressione. Vediamo come sto. Ieri ho riposato, oggi ho fatto 45, beh dai, domani proviamo a fare gli ultimi 2-3 mila metri, gamba gira, bene, dopodomani faccio il lavoro di ripetute. E non devo andare come se, hai capito, la scheda, che devo farlo, c'è gente che se a momenti meno tristi se lo dice la moglie se non può fare ripetute. No, sembra che tutta la vita finisca quel giorno lì. Non è così. Anzi, è un sintomo di saggezza. Cioè, se non sei in grado, io anche gli atleti, mica me la prendo. Anzi, sono io che gli dico, loro dice provo domani, no, provo fra 48 ore, vediamo come stai. Cioè, dal momento che si sta in una situazione di non benessere e io voglio fare un lavoro di qualità, il lavoro di qualità non lo posso, non lo devo fare in questo tipo di situazioni.
e lo rimando così, quindi anche perché se voi lavorate regolarmente non è quell'allenamento saltato, quel giorno di riposo, anzi magari certi giorni di riposo sono, se il vostro organismo si rifiuta vuol dire che siete affaticati, quindi quello dovete imparare a gestirlo e a fregarvene di quello che c'è scritto sulla tabella. Io infatti io ho alcune persone che seguo con delle tabelle e gli ho detto voi, perché poi succedevano i problemi, mi chiamavano dopo 15 giorni e ho fatto il lavoro, non sono riuscito a fare il lavoro, ma perché? Perché io, magari uno fa il benzinaio di notte, scusa, gli ho detto scusa, allora facciamo una cosa, tutte le volte che hai un dubbio tu mi mandi un messaggio, professore sono stanco, no? C'ho il turno di notte, non fare niente, riposa. E con questo sistema abbiamo evitato il 90% dei problemi. Cioè io non lo vedo, però ho un contatto fisso, tanto a rispondere sì, no, fai così, togli, fai, così. Se invece gli mando la tabella, quello dice vabbè, ma ha fatto la tabella, quello lì è molto bravo, e io faccio la tabella anche a questo di schiantarmi contro il muro. Ma non fai una cosa intelligente.